Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e ci ritroviamo qui di nuovo su Expeditions Conquistador dopo una vita intera che non lo aprivo, quindi non mi ricordo più assolutamente che cosa era successo. So che eravamo ancora nell'isola iniziale perché stavamo andando pian piano a fare tutte le quest secondarie, ma non mi ricordo più assolutamente niente. Eravamo prima di Pinco Panco qua? Non lo so. Ma come altri caricamenti quali erano? 22 febbraio? Ah, ok, no, niente. Questa è una roba forse che non ci serviva più. Mi sa che sono tutti. Eh sì, sono 11, 26, 11, 27, 11, 28, 11, 31, 11, 31, 11, 32. Credo che siano tutti qua più o meno. Allora, dobbiamo affrontare questa missione qua che tra l'altro io sinceramente vi dirò che ho già provato una volta, ma è un po' un macello. Sulle pendici della montagna si erge una piccola vecchia capanna, nel punto in cui un sentiero creato dagli animali si apre su un altopiano sovrastato da una grande rupe sporgente. L'area sottostante alla rupe è profonda, non proprio una caverna, ma c'è un'ampia zona perennemente in ombra, interamente ricoperta da diversi tipi di funghi. Mentre ti avvicini, vedi un vecchio molto esile, ma piuttosto in salute, che si sporge a raccogliere i funghi. Lo sciamano viene fuori per incontrarti, inizia a parlare nella sua lingua nativa velocemente, in modo scorrevole. Isabella deve sforzarsi per stare al passo con la traduzione. Così il gatto della luna crescente viene a pagare il tributo alla montagna dorata. Ha forse udito il canto della notte laggiù sulla costa? No, io non direi di ammazzarlo perché ci serve lui, è l'unico che può curare il vescovo. Cosa? Annuisce lentamente. No, no, non avvertite nient'altro che lo scintillio delle spiagge lontane. Tutti voi siete attratti dalla visione del grande lago delle piramidi. Avete un vuoto che dovete riempire per forza, altrimenti sarete sempre affamati. Ditemi. Non è così? Che cazzo? Non capisco quello che dici, ho bisogno di qualcosa che possiedi. Ah, la polvere dei figli dell'oscurità, tutti voi la volete. Venite qui uno alla volta a cercare di rubarmi i sogni, ma non sono miei, non posso darveli. Dovrete guadagnarveli. Guardate dentro voi stessi e combattete i più segreti incubi della vostra anima. E anche qua uccidete, però non è un'idea furba visto che ci serve. Cerchiamo di ingraziarcelo un po'. E come intendi farmi intraprendere questo viaggio? Fai quello che non puoi evitare di fare. Respira. Apri il corpo e la mente all'oscurità. Inspira la sostanza dei sogni e lascia che ti guidi nella scoperta della tua anima. Divora la tua stessa mente e rinasci. Gesticola in direzione del giardino di funghi. Mi allontano dallo sciamano? Sento nel giardino dei funghi, faccio un respiro profondo? Boh, ho un po' paura di quel che può succedere. Sono dei funghi, respiro delle spore allucinogeni, boh. Mi allontano un attimo. Fai qualche passo indietro, ma lui tende la mano verso un vasetto e lo lancia con un gesto rapido sul pavimento, lasciando sprigionare una nuvola di polvere dall'odore di muffa. Tossisci e ansimi, la polvere ti penetra in bocca, nel naso e nei polmoni. Barcolli all'indietro, vedi tutto sottosopra e i concetti di profondità e di tempo perdono ogni significato. La tua mente si richiude su se stessa. Diventi un essere di pura luce. Oddio, cosa sta succedendo? Sogna. Oddio, c'è da combattere nel sogno? Allora, questo qua è un esploratore, quello che va un pochettino più veloce. Va bene, sta mettendo in ordine di attrezzatura. Due da distanza, uno veloce e due combattenti. Ah, quelli sono i due. No, me li mette in ordine di esperienza, quelli sono dei veterani. 5 selezionati tra 6, allora prendiamo anche Echeverria. Vada. Sai con chi dobbiamo scontrarci però? Managgia, ma devo passare tutti adesso qua con le macchine. Ma non passa mai nessuno di qua anche perché è una strada vietata. Ma
Chi abbiamo come... Ah, no, questi sono i miei. Isabella Irwin, eccetera, eccetera. Questi. Enrique Ruiz, Rafael Lopez, Pintado, Quintero, Isabella e Echeverría. Cioè, siamo contro noi stessi? Oh, santi numi. Riuscirò a farcela contro me stesso? Allora, abbiamo delle barricate e delle trappole di triboli che loro forse non possono utilizzare. Quindi so che mi conviene sfruttarle. Allora. Però qua sono tutti calpestabili, eh? Sì. C'è l'ombra, ma sono tutti calpestabili, sia da un lato che dall'altro. Questi sono... occupano tre spazi, vero? Ah, qua... ok. E ne metto tre qua. E parto. Posso solo invertirli in realtà, quindi... allora... Intanto lo metto qua e provo a sparare. Riesco a sparare a qualcuno? 61%. A se stesso spara. Vediamo. Ottimo. Ottimo. Poi chi abbiamo qua? Allora abbiamo Lopez e mettiamolo qua. Vediamo se riesce a... Ah, 57%. Preso. Splendido. Ah, Quintero è un esploratore. Lo metterei qua. In realtà metterei due persone qua, così che se uno vuole arrivare qua in una situazione di svantaggio. Questi non riescono a muovere tantissimo. Allora. Però ecco, le metterei tipo così. E vediamo cosa fanno gli altri. Corrono molto. Ah, spara. Mancato. Bueno. Aia! Mi ha preso. Nuovo mi ha preso. Tutti su Pintado, eh no! Ma porca mannaggia! Ho Pintado è messo molto molto male. E il loro Pintado è dietro. Vai. Ah, è bloccato. Allora, lui lo farei arretrare visto che ho messo un po' male. Lui qua proverei a switchare con l'arma a distanza e a poca precisione, però ci proviamo. Preso, ottimo. Tu arretra. Mettiti qua perché sei più gracilino. Tu qua hai una linea di tiro? Sì, 35% non è molto, ma... infatti. Ah, quello è solo l'attacco da mischia, effettivamente. Mancato, ci sta. Che abilità ha questo, però? Finta. Si vede direttamente attraverso un esagono occupato dall'unità nemica realizzando un attacco sulla stessa. Ah, questo qua invece non aziona niente. Lancio di coltello. Ha un obiettivo situato tra esagoni oltre l'esploratore. Ok, quindi qua se si avvicinano. L'unica cosa è che sono messo proprio male adesso. Proviamo a vedere che succede. Aia! Mi ha tirato giù Pintado, lo sapevo. Ok,
Aia. Ma porca miseria, con il doppio attacco è riuscito a prenderli tutti e due? Ah, i triboli diminuiscono solo il movimento, non fanno danno. Porca miseria, è vero. Ok, però se no te l'abbiamo limitato abbastanza. Allora, io con questo farei la finta. E lui fa un attacco, ok. Questo lo stordirei. Ok. Allora, qua se io facessi il doppio colpo, allora qua precisione di 81%. Se io andassi più vicino e facessi il doppio colpo. Aia. Uno è andato, l'altro no, purtroppo. Dai, che forse riusciamo a tirare giù questo. Yes! È andato. Allora, loro sono in 5 e noi siamo in 5. Loro ne hanno uno stordito, uno in fin di vita, uno a metà e due a posto. Noi abbiamo 4 a posto e uno a metà. Mi sa che possiamo ancora fare qualcosa. Aia, stordito. Lo prende da dietro, porca miseria. Contro il Quintero è andato fallito. Li ha falliti entrambi per fortuna. Quello con l'alabarda mi raggiunge. No, allora io dovrei fare così. E questo qua però si prende l'attacco di opportunità probabilmente se. Non posso fare la finta. E poi anche se uso l'azione loro hanno l'attacco di opportunità. Vediamo un attimo cosa fare tra un secondino. Allora, il loro. Dov'è andato l'altro? Ah, è là dietro Pintado, sì, però non posso arrivarci con lui. Con lui nemmeno. Dobbiamo occuparci di questo allora. Vai. Ok. Quello è il cacciatore però, che ha una bella fregatura. Ah, posso seccare questa. Posso seccare Isabella da là. Ottimo. Così ho questo che può attaccare. Però ce n'è comunque un altro. Beh, provaci. Ok. Niente tiro d'opportunità, buono. E non è morto ancora. Beh, lo tira giù lui. Sapevo. Ma potremmo ancora farcela in realtà, eh? Aia! Ah, quello è mezzo morto, allora andrei con. Però da là è un casino. Vediamo se riesco a tirarlo giù con lui. Copertura totale. Vai! Ma come hai fatto mancare? Carlo! Non so se pressarlo lui. No, mi conviene stare accanto agli altri. Il casino qua che mi impedisco il movimento da solo. No, aspetta, proviamo con la distanza con lui, con lei. No, lei però forse è più. No, vai con la distanza su di lui. Perché su di lui poi? Se dobbiamo uccidere lui? Aspetta, adesso metti di nuovo quella corpo a corpo e tu. Oh!
Allora, lui non l'ha tirato giù. Lui non ci arriva. Però potremmo farcela. Mancato. E il secondo? Sapevo che faceva il tiro rapido perché di solito la I lo fa molto spesso. Allora, Isabella è stordita, però questo qui è in linea d'aria perfetta e posso provare un doppio tiro rapido. Aia. L'ho beccato solo una volta, però vabbè, meglio di niente. Qua sono sotto il suo tiro d'opportunità, quindi mi conviene andargli contro e stordisco questo, va? Così non fa danni. Il prossimo giro dovremmo riuscire a tirare giù quello. Possiamo farcela. Abbiamo usato tutte le barricate, però è tutte. Però era molto difficile perché essendo noi contro noi stessi è solo di tattica perché non ci sono abilità migliori che tengano. Cioè, vai o vai. Facciamo che proviamo a sparare a lui. Allora, no, vagli più vicino. Ah no, c'è l'altro che mi copriva. Ok, è andato. Sono un po' stordirlo, ma vabbè, l'abbiamo quasi seccato. Vada. E così dovrebbe salutarci. Ok. Sì, mi sa che ce la facciamo, eh. Aia. Vai. Lopez ha tirato giù Lopez. Ah, Pintado ha un trauma balistico moderato. Però gli altri sono tutti illesi. Ce l'abbiamo fatta. La montagna sembra allungarsi all'infinito. Senti la roccia pulsare al ritmo del tuo cuore. Ti svegli frastornato e stordito e ti rialzi in piedi. I membri della tua spedizione sono sparsi tutti intorno a te. Quelli che si sono già risvegliati sono seduti per terra e sembrano confusi. Gli altri sono ancora incoscienti. Oroco Bix è seduto a gambe incrociate nella sua capanna e canticchia sommessamente tra sé e sé. Che cosa mi è successo? Il vostro spirito è partito per un viaggio. Cosa avete visto? Ho combattuto la mia stessa anima. E avete vinto? Ho vinto io. Allora è giunto il vostro momento. Ecco, prendetela. È ciò che cercavate. Annuisco. Ricevi dallo sciamano una borsa piena di polvere. Vai ad aiutare i tuoi uomini già coscienti a svegliare gli altri. E scendete barcollando lungo il pendio della montagna, ritornando al luogo dove avete lasciato la carovana. Lungo il cammino, Eric e Rui si emette un lungo sospiro. È stata un'esperienza interessante. Credo di aver imparato una lezione preziosa. E quale sarebbe? Fa un gran sorriso. La birra sarà anche buona. Ma nelle occasioni speciali non c'è niente di meglio dei funghi per divertirsi. Grande, grande Ruiz. Nelle occasioni speciali non c'è niente di meglio dei funghi per divertirsi. Grande. Tutti gli altri borbottano e ridacchiano, non sembra più tanto faticoso scendere dalle montagne. Ah là là, adesso dove dobbiamo andare? Allora, punto primo, mi sa che abbiamo esaurito tutte le nostre robe. Come ci si accampava già qua? Però no, non voglio accamparmi ancora perché ho quasi tutti i movimenti, ma per fare il barricato della roba. Serve legname e corda. Immagini, servono 9 di legna e 9 di legno, non ho tanta legna io in realtà, eh. Cos'è Asha? Ah, mi dà più legname durante l'esplorazione. Sì, ok. Noi dobbiamo andare dove adesso? Là, al villaggio dei pescatori? Eh sì. Ah, muoviamoci un po'. Ci siamo fermati un attimo prima proprio. Vabbè, ci accampiamo qua. Allora, farei che
Allora, c'è uno da curare, lo curo io. Dov'è il moderato trauma balistico? Eccolo qua. Vai tu. Cioè, vai, vado io. Velasquez, che cosa... Pa, pa, pa. Velasquez è il medico. Può andare a cacciare? Vado a cacciare, così cosa abbiamo? Caccia 75. Chi è il nostro sviluppo tutto, però? Tuttofare Carlos Zaraga. Zaraga. Tu mi... Mi pare che tu debba fare una barricata, sì, ci sta. Una barricata è un triboli, però è invenzione qua. Una barricata o un coso di triboli? Vai con una barricata. Sì. Caccia ne abbiamo abbastanza. 72, guardia 82. Metterei for toglierei forse qualcuno. Chi è che erano gli esploratori? Lui è esploratore, vero? Sì. Però ha 4 di caccia. Non c'è nessuno qua che ha più caccia di lui, eh? Mi sa di no, il problema è che c'è Pintado che ha caccia 10 che... Buoni pasticci. Vabbè, abbiamo 115 razioni, ci può ancora stare. Metterei lui a esplorare, vediamo un attimo come... se trova qualcosa, 48% non è tantissimo, eh? C'è qualche altro grande esploratore? No. Beh, proviamo a vedere, abbiamo messo più... Più facile trovare legna, speriamo. Razioni, mettiamo... Scusa, razioni hanno tutti da mangiare carne? No. Perché ci sono alcuni che hanno il morale basso, sì. 2 unità di carne. 2 di carne. 1 unità di carne. C'è un sacco di gente che ha il morale basso, eh. Però non so tanto quanto sia il momento migliore per farlo salire, eh? A tutti. Visto che abbiamo poche razioni, sentino tutti. Allora, quelli che sono 9 gli mettiamo solo un'unità, va? Tu sei 8. Aspetta. Ah, tu una sola razione, vai. Tu una sola razione. Quello è l'altro che ne... Allora, quello ha 2 reazioni... Sì, ok. C'ho così. Allora... Le difese resistono. Pattuglia torna a mani vuote, porca miseria. Battuta ritorna quasi a mani vuote. 4 unità di carne, vaffanbrodo. Allenando Pintado migliorato le condizioni. Hai ricevuto una barricata. Perché hai perso 3 di medicine? Ah sì, perché abbiamo curato lui. Come si è messo di medicine qua? Abbiamo tante erbe, no, medicine ne abbiamo, sì. Non abbiamo tantissime razioni. Allora, andiamo là. Aspettate che guardo solo da quanto stiamo registrando. Infatti 23 minuti, quindi mi sa che conviene anche arrestarsi, è una certa. Se me lo riapre, mi apri Expedition Conquistador. Mi sa che dovrò chiuderlo forzatamente e aprire dall'ultimo autosalvataggio. E ci vediamo nel prossimo episodio. Niente. I'm sorry, ma non sta succedendo un caso. Provare a fare così? No. No, non mi fa proprio selezionare gli altri. E niente, mi spiace. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, lasciare un commento qua sotto. Ciao a tutti, buona giornata, al prossimo episodio di Expeditions Conquistador.